Buongiorno, mi chiamo Corradino Mineo, sono il direttore di una testata della RAI, Rai News 24, e sono onorato di poter partecipare a questa 62esima giornata per le vittime degli incidenti del lavoro con una associazione, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che dal 1950, 62 anni, si batte, denuncia, recupera, interviene e lavora e ha segnato con il suo lavoro, credo, l'intera storia repubblicana. Sono onorato in particolare di essere qui davanti al presidente Napolitano, che dall'inizio del settennato ha alzato la voce per il lavoro, per la dignità del lavoro, che significa dignità dei lavoratori, Napolitano ce l'ha spiegato tante volte, e che si è battuto per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, che tante volte ha ammonito i media, noi giornalisti, a rompere il velo di ipocrisia, talvolta addirittura omertà, che fa chiamare morti bianche quelle che sono morti spesso con dei responsabili o almeno delle responsabilità che non dovrebbero succedere in un paese civile come il nostro. Ci ha ammonito a ricordarci che il lavoratore vittima di incidenti gravi, gravissimi o anche meno gravi, ma sempre molto dolorosi, è una persona, ha un nome, ha una famiglia, che la famiglia è vittima come il lavoratore di questi incidenti, e ricordarli, anche solo ricordarli sui nostri giornali, parlarne e dedicare loro attenzione e riconoscere la loro dignità ha un grande valore morale. Io credo che fosse inevitabile che questa celebrazione a conclusione quasi del settennato si svolgesse qua, però inevitabile e al tempo stesso preziosa ricorrenza. Dicevo l'AMNIL sì, denuncia, ma l'AMNIL è anche capace di raccontare storie di persone e storie di successi, come il successo straordinario di Oscar De Pellegrin, che chiamo qui al microfono, che abbiamo visto tutti e che abbiamo applaudito tutti alle Paralimpiadi di Londra, vincere ancora una volta. De Pellegrin è un veterano del nostro sport ed è un veterano anche delle Olimpiadi, e tuttavia ci ha regalato una straordinaria emozione a Londra. Le immagini ricordano appunto questa sua ultima impresa. Io volevo subito chiedergli che ha provato quando ha vinto ancora una volta a Londra. L'abbiamo visto sereno e gioioso. Che cosa ha provato in quel momento? Intanto buongiorno signor Presidente, buongiorno autorità e a tutti quanti. Beh, credo che Londra per me abbia rappresentato veramente una cosa grandissima, una cosa che mi rendo conto che per quante parole io possa dire mai riuscirò a esprimere le cose che io ho provato in quel momento, anche perché è stata un onore grandissimo diviso in due fasi. La prima è stata quella di essere stato disegnato portabandiera dal Comitato Italiano Paralimpico e quindi rappresentare tutto il movimento paralimpico a Londra, che credo questo possa essere un coronamento dell'intera carriera sportiva o una vita dedicata allo sport. E poi la seconda parte, aver saputo non mettere questo come obiettivo, ma il mio obiettivo era la gara, era l'agonismo, era il confrontarmi con gli altri, aver saputo focalizzare veramente bene questo, e poi è arrivata questa grandissima medaglia d'oro, che è veramente una cosa grande, e credo che queste sensazioni solo lo sport lo sa dare. È stata un'esplosione di gioia per lui e per tutti noi quando ha vinto, ma quello che devo chiamarla commendatore? Ma no. È commendatore della Repubblica ed è un titolo assolutamente meritato. Ha vinto con una dedizione allo sport praticamente totale, con un impegno fortissimo, e non è il solo. Ha cominciato dopo il suo incidente sul lavoro a soli 20 anni e ha trovato degli amici che gli hanno indicato la strada dello sport. Sì, sicuramente lo sport mi ha dato veramente tantissimo, mi ha fatto riscoprire le mie abilità, nonostante, insomma, io lo chiamo l'incontro col destino della vita.
mi ha saputo valorizzare la mia persona, mi ha saputo trovare il modo di esprimermi e soprattutto mi ha insegnato a divertirmi all'inizio, poi è diventato agonismo, è diventato voglia di confrontarsi con gli altri fino ai giorni nostri. Mai avrei pensato 25 anni fa che lo sport potesse darmi tutte queste cose veramente care. Mi auguro che queste nostre imprese, magari di Londra, aiutino tante altre persone che sono ancora magari rinchiuse in casa e non hanno trovato ancora la forza di accettarsi e di ritornare nella società. Io credo che lo sport può fare questi miracoli perché è veramente un ottimo mezzo di inclusione sociale. Possiamo dire che con l'aiuto degli altri, con l'impegno, con la disciplina, anche quando si è subito un terribile incidente come il suo, si può vincere? Qual è la ricetta? Ma sicuramente sì, io credo che la ricetta in tutto questo sia il non abbattersi mai, il non arrendersi mai. Io credo che l'essere umano in qualsiasi situazione, basta che sia stimolato, sa dare sempre il lato migliore di se stesso. Io credo che questa sia la formula e la dobbiamo tramandare ai nostri giovani, che sono loro la nostra generazione del futuro. Non abbattetevi mai davanti un ostacolo, ma date tutto voi stessi per riuscire a raggiungerlo. Con il sorriso di Oscar De Pellegrin. Grazie. Grazie. Allora, l'AMNIL 430.000 iscritti, vittime di infortuni e familiari delle vittime di infortuni, una grande associazione. Ora la parola al capofila di questa associazione, a Franco Bettoni. Signor Presidente, questa giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro, che l'AMNIL promuove dal 1951, non è la prima alla quale partecipo. Eppure sono profondamente commosso ed emozionato di essere qui, sia come invalido che come presidente dell'AMNIL, specie in un momento di difficoltà nel mondo del lavoro che potrebbero distrarre dai problemi delle tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. In questi anni avremmo potuto distrarci tutti, se fosse mancata la sua presenza, signor Presidente, nel richiamarci a rispettare le priorità, i valori universali, a sottolineare la centralità della tutela del lavoro e di tutti i lavoratori. È grazie al suo impegno che in questi anni i governi che si sono succeduti ed il Parlamento hanno trovato modo e strumenti per approvare norme fondamentali che hanno dato un nuovo impulso alla prevenzione dei rischi professionali. E sempre grazie alla sua attenzione costante, un'associazione come la nostra ha potuto promuovere importanti passaggi legislativi, portare avanti iniziative di informazione, formazione, promozione mediatica, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze più meritevoli e nascoste, uomini e donne che ce la fanno, e con loro le protagoniste del calendario, donne che vincono, o i nostri soci, che si sono offerti come testimonial nelle scuole per far conoscere ai giovani il lavoro che vogliamo. Ogni edizione di questa giornata è anche un momento di bilanci e la fredda dimensione del fenomeno dietro la quale si nascondono storie e dolori di migliaia di persone, pur se in costante miglioramento, ancora non ci conforta. Ci sono ogni anno lezioni di statistica a cui non possiamo rimanere indifferenti, quale il rapporto annuale dell'INAIL, a cui attribuiamo una grande importanza. 800.000 lavoratori ogni anno si infortunano o si ammalano e di loro circa 40.000 rimangono permanentemente invalidi, mentre oltre 1.400 perdono la vita sul lavoro o a causa di malattie provocate dal lavoro. Il nostro obiettivo è che la sicurezza sul lavoro diventi un valore condiviso, una ricchezza e un punto di forza delle nostre aziende, una garanzia per i nostri lavoratori e per le loro famiglie. È proprio a questo mondo che dedichiamo, da quasi 20 anni, progetti originali e innovativi come Silos, rivolto agli studenti degli istituti superiori che abbiamo presentato a lei nell'udienza del 2009, mentre oggi abbiamo dato vita ad Icaro, dedicato agli alunni di quelle che ai miei tempi si chiamavano scuole elementari e medie,
perché abbiamo avuto dimostrazione del fatto che sono proprio gli studenti in erba ad averci dato lezioni di buonsenso e ad averci fatto capire che per parlare di sicurezza non è mai troppo presto. Dal punto di vista della tutela delle vittime del lavoro, in un contesto socio-economico che ha messo e sta mettendo a dura prova l'intero impianto sociale, come testimoniano anche le annunciate novità sull'ISEE, è comunque dovere dell'ANMIL, associazione che riunisce circa 450.000 famiglie, mantenere una forte coerenza con le legittime aspirazioni di miglioramento delle prestazioni. E con questo spirito che l'associazione continua a battersi per il superamento delle numerose criticità relative al sistema risarcitorio, a partire dall'abbassamento del grado di menomazione indennizzabile in rendita. Non è solo una questione di indennizzi, perché mantenere un rapporto di presa in carico con l'assicuratore significa, per un infortunato, poter contare su un'assistenza duratura, che ha ad oggetto tutte le prestazioni sanitarie, assistenziali, protesiche, necessarie alla sua tutela globale. Un percorso che l'INAI, da sempre attento agli indirizzi, sta faticosamente cercando di realizzare, con il grande impegno dei suoi organi. Allo stesso tempo, resta tra le principali richieste dell'Associazione la previsione di un meccanismo automatico di adeguamento delle tabelle degli indennizzi del danno biologico, che attualmente avviene con un meccanismo laborioso, che rende necessario ritornare ogni volta a rivendicare diritti che non dovrebbero essere oggetto di costanti contrattazioni. Non troviamo logico e corretto che l'Istituto continui ad accumulare avanzi e riserve che confluiscono nelle casse dello Stato, dove perdono identità e che vengono usati per esigenze di ogni genere, negandosi invece anche modesti ma importanti miglioramenti delle prestazioni. E si prosegue nei tagli alle risorse economiche e umane dell'INAI stesso, che ci preoccupano perché compromettono le sue capacità di servizio. Inoltre, più in generale, va detto che abbiamo un sistema inadeguato e anacronistico, che ancora nega il riconoscimento di indennizzo, ad esempio, ad una coppia che stava per formarsi, magari avendo già messo al mondo un figlio, quando una tragedia sul lavoro distrugge la vita di un lavoratore e l'Istituto, in base a quanto stabilito per legge, si limita a versare appena 7-8 mila euro l'anno e soltanto fino alla maggiore età dell'eventuale figlio. Chiediamo dunque con forza che si metta mano in modo coerente e radicale ad un sistema del 1965, non più al passo con i cambiamenti oggettivi che hanno caratterizzato la nostra società. E da parte nostra ci faremo carico di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma del testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sapendo che probabilmente non sarà possibile discuterla, approvarla subito, ma resterà comunque per la prossima legislatura a testimonianza di un problema aperto cui mettere da subito mano. Grazie, signor Presidente. Il Presidente ha presentato la sua lista di richieste, lo ha ascoltato il Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice, e ora gli tocca di parlare, forse anche di rispondere. Presidente. Signor Presidente, signori Ministri, autorità, signore e signori, l'informazione statistica, lo ricordava il Presidente Bettoni, dice che in Italia nel 2011 ci sono 560.000 invalidi titolari di rendita per infortuni e 150.000 per malattie professionali. Nel totale circa la popolazione di Palermo e Pordenone sommate. Ogni anno le nuove rendite per inabilità permanente che l'INAIL si trova a trattare sono circa 15.000 ed è poco più della popolazione del comune di Fiesole. Sono numeri davvero che impressionano, ma per ben calibrare le politiche e le azioni da intraprendere a questi numeri va dato un corpo, la dimensione e la correlazione degli effetti. Personalmente ho ancora forte l'emozione di aver visto dal vivo nelle gare di nuoto alle Paralimpiadi di Londra gli esiti fisici di tanti infortuni, di aver conosciuto
il coinvolgimento delle famiglie degli infortunati, di aver verificato la rilevanza della qualità tecnica delle protesi e del possesso dei modi di utilizzarle, di aver sentito l'importanza per l'infortunato di far parte di un gruppo e di riconquistare gli obiettivi. L'INAIL lavora precisamente con queste percezioni diffuse. Nel 2011 il presidente Marco Fabio Sartori ha approvato il nuovo regolamento per l'erogazione di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per inserimento nella vita di relazione. Non è stata una semplice revisione di un regolamento precedente, si è cercato di dare contenuto operativo all'espressione tutela globale integrata dell'infortunato. Tra i soggetti destinatari, e questo è molto importante, vengono annoverati anche i familiari conviventi degli assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti. Le azioni sono finalizzate alla promozione della qualità della vita e a riconquistare livelli di autonomia, a favorire la vita attiva della persona. È stata disciplinata anche la concessione degli ausili per la pratica sportiva e per le attività ricreative e per gli infortunati stranieri. È considerata con attenzione la mediazione culturale. Nello scorso luglio abbiamo definito lo schema di accordo quadro tra INAIL e Regioni, in base al quale l'INAIL avrà ruolo nell'assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, a integrazione delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, e un articolo di quell'accordo, mi piace ricordarlo, è esplicitamente dedicato alla stipula di convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento sociolavorativo. Protocolli attuativi con le regioni sono in fase di definizione, sebbene con qualche ovvia difficoltà. Questi sono gli strumenti normativi specifici con cui stiamo lavorando, che si aggiungono a quelli già consolidati. Le realizzazioni non sono facili per le complessità burocratiche e per le difficoltà economiche del momento. Ma l'INAIL, come tutte le pubbliche amministrazioni, è chiamata infatti a concorrere al processo di contenimento della spesa pubblica. È un processo che imporrà anche di riorganizzare la presenza dell'Istituto sul territorio, e questo impone un notevole lavoro di progettazione. Bisognerà inventare soluzioni per non ridurre il livello della qualità dei servizi medico-legali, sanitari, protesici, riabilitativi verso gli infortunati. C'è bisogno di collaborazione e per questo il confronto con l'AMNIL è ritenuto da noi prezioso, sempre nel rispetto del rigore tecnico del quale non possiamo fare a meno. Le azioni composite dell'INAIL, quella tradizionale assicurativa, quelle più nuove di prevenzione, di assistenza, di reinserimento, di ricerca, richiedono massima attenzione nei processi di gestione finanziaria per garantire, oltre alla qualità del servizio, la tenuta dei conti, ma anche l'equilibrio delle riserve matematiche. Signor Presidente della Repubblica, in una famosa storia d'Italia un capitolo è dedicato agli infortuni sul lavoro dall'età giolittiana in poi. Vi si avvertono toni rivendicativi e di contrapposizione, datori di lavoro contro lavoratori. Da qualche anno l'atteggiamento, non solo nella storiografia, sta cambiando. La tutela del lavoratore si va fondando sempre più sui principi del lavoro come valore comune, della collaborazione, sull'importanza della prevenzione. Moltissimo si deve a lei, ai suoi discorsi, alle sue attenzioni e chiose su eventi particolari e ai suoi gesti. Per noi particolarmente caro è l'omaggio che ha sempre riservato annualmente alla stele dell'INAIL. Confidiamo che il suo esempio lasci il segno e per tutto questo la ringraziamo. Bettoni parlava di progetto Icaro, coinvolgere le scuole, e ora noi sentiamo un breve video, sono solo due minuti, realizzato da una scuola, Pian Castagnaio, provincia di Siena, che ha avuto la medaglia del Presidente della Repubblica, lo ha vinto questo concorso. C'è un problema di audio, l'audio non è perfetto, ma i volti dei bambini meritano, e le loro storie meritano tutta la nostra attenzione. Il video si chiama Il Mi Babbo.
fa il borseticcio, la maggior parte dei giorni viene sempre con qualche tagliatura delle macchine da cucire. Si fa molto male, bisogna contarci i fiorotti. Il mio babbo stava mitolando una cucina e l'è scivolato il metro dalla mano e l'ha sbattuto nel palmo della mano. Il mio babbo lavora nella fabbrica che è sua, c'ha una grande sega per tagliare i tessuti e una volta sarà quasi tagliato un pezzetto di dito. Il mio babbo c'era una volta, era andato da Mangino ai vitelli e i vitelli gli hanno dato una cornata. Una volta, quando mio babbo è andato a lavorare in cantiere, gli è cascato un mattone sul piede e si è fatto male. Siamo qui al cospetto del Presidente della Repubblica, l'insegnante Deborah Spagnuolo. Viene con due bambini, poi forse anche subito il progetto Icaro di cui parlava Bettoni lo porteranno al Presidente. Prego. Al Presidente. Allora Deborah, come si fa a parlare di cose così dure a scuola con i bambini di questa età? Con i bambini di innanzitutto buongiorno signor Presidente, io sono emozionatissima e la ringrazio davvero enormemente della possibilità che ci ha dato. A scuola si inizia a parlare di sicurezza partendo da quelle che sono le esperienze quotidiane, di vita quotidiana. Noi però non trattiamo essenzialmente l'infortunio sul lavoro, ecco, trattiamo la sicurezza sotto i vari aspetti e ci hanno aiutato in questo periodo, dall'anno scorso che noi ci occupiamo di sicurezza a scuola, alcuni progetti. L'anno scorso noi abbiamo partecipato al progetto della Rossini Trading, il premio Emilio Rossini, al quale ci siamo al secondo posto. Quest'anno l'ANMIL ci propone il progetto Icaro, al quale noi abbiamo voluto subito aderire, innanzitutto perché ci sembra didatticamente adatto, in quanto segue la sicurezza dal punto di vista della storia, quindi si parte dalla terza classe elementare per arrivare fino alla quinta. Ogni classe ha un suo libro nel quale viene illustrata, viene presentata la famiglia Sempre Attenti, una famiglia che in terza elementare è una famiglia di uomini preistorici, nella quarta è una famiglia di egiziani, in quinta è una famiglia di romani, tutti quanti, cioè sempre la stessa famiglia che si trova in varie situazioni diverse, si trova di fronte a dover risolvere dei problemi, dei pericoli, si trova di fronte a dei pericoli e riescono ad individuare quale sia il rischio e a trovare una soluzione. Perché abbiamo pensato di portare la sicurezza a scuola? Perché, come ha detto il Presidente Bettoni, riteniamo che sia essenziale partire da quando i bambini sono piccoli, perché essere sicuri, stare in sicurezza, non deve essere, per quanto ci riguarda, guarda, un momento sporadico nella vita, deve essere un'abitudine, e quindi riteniamo che partendo dai bambini loro possono abituarsi. E qual è la risposta dei bambini? La risposta dei bambini è sì, loro hanno accettato davvero di buon grado e desiderano con tutto il cuore essere sicuri, anche perché noi attraverso il progetto, attraverso comunque le cose di cui si parla a scuola, i bambini fanno da filtro e riportano a casa, di conseguenza noi... Sono scuola, essi stessi, cittadini della storia e dello spazio, e scuola, essi stessi. Io devo dire che l'ANMIL è un'organizzazione che trasforma la sofferenza in azione e successo. Se ne ha voglia, Deborah ci racconta anche la sua di storia, la storia di Pino. Io mi sono trovata mio malgrado a parlare di sicurezza perché l'anno scorso, l'11 maggio, mio marito è deceduto su un cantiere.
mentre lavorava, si è sfondata una copertura e lui è caduto da 12 metri. All'inizio non è stato per nulla semplice cercare di andare avanti. Un grosso aiuto naturalmente mi è venuto dalla mia famiglia, ma essenzialmente dall'associazione ANMIL, che mi ha dato modo di conoscere una nuova dimensione della quale io potevo prendere questo forte dolore che mi aveva colpito e trasformarlo, nel senso che potevo farlo diventare qualcos'altro, potevo farlo diventare qualcosa che magari potesse dare un senso a quello che per me ha assolutamente non senso, la morte di mio marito. E noi le diciamo grazie. Grazie naturalmente anche ai bambini. Prende la parola il ministro del lavoro Elsa Fornero. Signor Presidente, autorità, signore e signori, vorrei anzitutto esprimere il mio saluto, ma anche il mio sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica per aver concesso il Palazzo del Quirinale per questo incontro, sottolineandone anche in modo formale e solenne l'importanza. Rivolgo un saluto e un ringraziamento all'AMNIL e al suo Presidente Bettoni, a tutti i presenti e a quanti sul territorio sono impegnati nelle varie attività di sostegno dell'AMNIL alle vittime degli infortuni, ai loro familiari e ai superstiti. Come ho già avuto varie volte modo di sottolineare, la legislazione italiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è all'avanguardia in Europa, ma il quadro legislativo è ancora lungi dall'essere interamente attuato. Ci sono ulteriori elementi che è possibile introdurre, modificare per migliorare l'effetto delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità da lavoro o da malattia professionale. I dispositivi sono predisposti, ma c'è ancora anche in questo caso del lavoro che è possibile fare. E in ogni caso con questa consapevolezza di una normativa all'avanguardia, ma di una attuazione che lascia ancora a desiderare, che ho assunto l'impegno come Ministro del Lavoro e mio personale di completare l'attuazione del testo unico sulla sicurezza. Non possiamo accettare che buone norme vengano lasciate inattuate per incuria o per pigrizia burocratica. Tutte le amministrazioni pubbliche, per quanto di competenza, saranno impegnate con ancora maggiore impulso nello sforzo di attuazione. C'è un punto particolare che ritengo debba essere sottolineato. Una volta in vigore queste norme, il loro effetto andrà misurato e tenuto sotto controllo per poter correggere ciò che eventualmente non dovesse dimostrarsi valido, secondo una pratica di buona amministrazione che non pretende di avere sempre ricette sicure, ma che ne cerca la validazione nella applicazione nel sociale. La messa a punto di efficaci sistemi di misurazione è un elemento qualificante che conferisce alle norme una particolare forza attuativa. Non a caso il presidente dell'INAIL, proprio in occasione della presentazione del rapporto annuale 2011, ha segnalato che i numeri assoluti degli infortuni e i loro andamenti storici non rappresentano indicatori sufficienti per la definizione delle politiche della sicurezza. Gli infortuni dovrebbero piuttosto essere analizzati, raggruppandoli per classi di rischio e rapportati a un indicatore del periodo di esposizione al rischio rilevato per classe. L'INAIL sta lavorando intensamente a questo progetto, annunciato proprio in quell'occasione dal Presidente, per fornire adeguate chiavi di lettura del fenomeno infortunistico, fondamentali per un più mirato intervento nel campo della prevenzione.
Con la stessa efficacia statistica andrebbe tenuta sotto controllo la qualità dell'assistenza agli infortunati. Dovrebbero essere raccolti dati sui tempi e sui livelli di recupero dell'abilità perduta o ridotta a seguito dell'infortunio, nonché i pareri degli assistiti sulle prestazioni ricevute, sulla loro qualità di vita dopo gli infortuni. In questo la collaborazione con l'AMNIL è non solo auspicabile, ma indispensabile. Tutto ciò si colloca sullo sfondo di una crisi economica e globale che ha ridotto le risorse e richiesto con forza la modifica del nostro sistema previdenziale e del mercato del lavoro. Crediamo di avere introdotto norme non solo più rigorose, ma anche e soprattutto più eque, puntando sull'emersione del lavoro irregolare e fissando regole precise per evitare l'aggiramento delle norme stesse. Questo sistema fornisce un sostegno importante anche alla sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è estendere a tutti i lavoratori tutele indispensabili per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Considero questo non già un obiettivo, ma un dovere civile. La sfida è comprendere che questi comportamenti virtuosi rappresentano anche uno strumento per la produttività e la competitività del nostro sistema economico. Tra le misure che il Governo sta esaminando in questi giorni, alcune riguardano direttamente o indirettamente i temi della sicurezza e degli infortuni. Sono misure di semplificazione, voglio essere molto chiara, finalizzate esclusivamente ad alleggerire gli obblighi burocratici, non ad allentare in alcun modo ciò che è necessario per garantire e rafforzare la sicurezza. Le normative sulla sicurezza rappresentano un valore assoluto per la civiltà del mondo del lavoro, come più volte lei, signor Presidente, ha sottolineato. Tutelano a un tempo l'integrità fisica del lavoratore, ma anche la sua dignità, la sua capacità di essere cittadino. È intenzione del Governo semplificare le procedure per rendere queste norme proprietà di lavoratori e di datori di lavoro, comprese e condivise, ma senza ridurre in alcun modo le garanzie a tutela dei lavoratori. La sicurezza è quindi anche un bene imprenditoriale. La mancanza di sicurezza ha rilevanti costi diretti e indiretti per le imprese. La crisi sta imponendo riduzioni di spesa alla pubblica amministrazione che richiedono la riorganizzazione dei servizi. A voi, alle vostre famiglie, assicuro tutte le attenzioni del Ministero per tutelare al massimo grado la possibilità di servizi medico-legali, sanitari, protesici, riabilitativi, di reinserimento destinati agli infortunati, ricordando altresì che alcuni dei servizi dell'INAIL sono insostituibili. Chiudo con un saluto del tutto particolare. Grazie, grazie ancora, signor Presidente, per il modo in cui in questi anni ha portato il lavoro all'attenzione del nostro Paese, per il modo in cui ha sottolineato i guasti derivanti dagli infortuni sul lavoro, per il modo in cui ha condotto questa battaglia di civiltà. Grazie. Se Oscar De Pellegrini è un campione dello sport, possiamo dire che Gianmarco Mereusi è un campione della scena. Lo prego di venire da noi. Ha portato la sua storia, che è la storia di tanti, che è la storia del paese, l'ha portata in teatro. Poi vi presenterò le persone straordinarie che lo accompagnano in questo monologo che ha portato in fabbrica e sulle scene, come vi dicevo. Prego.
È un giorno di novembre. Lavoro nella zona industriale di Tortolì e adesso sono circa le 20:30. Oggi ho fatto 11 ore di lavoro. Mi tolgo il casco, mi lavo le mani e vado verso il cancello. Lo spingo a fatica e mi giro lentamente per dirigermi alla macchina. Ma all'improvviso mi sento colpire in modo fortissimo da qualcosa più possente di me e penso: ma sto morendo adesso? Il cancello mi cade addosso, lasciandomi spalle a terra. Il dolore è lancinante, non mi posso muovere, non resisto più. Arriva l'ambulanza e anche i vigili del fuoco. Come ti chiami? Gianmarco. Quanti figli hai? Due. Come si chiama tua moglie? Sabrina. Come ti chiami? E basta! Ci sono! Arriva il dottore e mi mettono sull'ambulanza. Inizia il viaggio verso casa, si fa per dire. All'ospedale intravedo mia moglie, già segnata dal dolore. Decidono di trasferirmi in elicottero all'ospedale Marino di Cagliari. Sento fortissimo l'odore del cherosene, il frastuono. È fortissimo. Adesso mi addormento e riapro gli occhi in sala operatoria, dove vedo le facce di chi mi dice: tranquillo, ci siamo qui noi. Adesso mettiamo tutto a posto. E così mi fanno l'intervento di notte. All'indomani mi risveglio in un letto. Beh, mi voglio alzare, sistemare, mettere meglio, ma mi rendo subito conto che qualcosa è cambiato. Il mio corpo è per metà in sciopero, è sordo, ma il messaggio che lancia è chiaro, limpido, atroce. Non si cammina più. Non si cammina più. In ospedale ci sono rimasto 7 mesi. Il giorno che mi hanno dimesso è venuto a prendermi anche mio figlio. Mi ha detto: papà, ma torni a casa con la sedia a rotelle? Gli ho risposto: non lo so. Mi ha guardato, l'importante è che torni a casa. Cosa fare adesso? Come riciclarsi? Sono entrato in punta di piedi in questo mondo parallelo dove la sofferenza e l'attesa la fanno da padroni. Sono in prima linea con dietro un esercito di volontari che mi spingono a non mollare. Sabrina, forte, inafferrabile, come l'emblema della terra sarda. Nei momenti di sconforto mi sono appoggiata a te, sapendo che aspettavi una mia carezza. Ci sono energie che prima di toccare il fondo non conoscevamo e ne ignoravamo l'esistenza. Ma adesso, che sei solo col tuo corpo che è cambiato, le devi scovare. Sono diventato ciò che i miei limiti mi hanno permesso. Cerco disperatamente di sbagliare il meno possibile. Mi oscuro il traguardo. Mi auguro di arrivare stanco al capolinea, ma con la consapevolezza di aver sfruttato al massimo tutte le possibilità che la vita mi ha offerto. Adesso sì, vedo ciò che prima mi era nascosto. Sono partecipe al dolore, lo conosco e l'affronto. Non farò mai un passo indietro. E la felicità ogni giorno. Il teatro è sempre un'impresa collettiva. Io ringrazio Mariella Nava, cantautrice, che è sempre stata impegnata nel sociale con le sue canzoni, che ha regalato questa magnifica musica all'Amnil, levandosi ogni diritto. Ringrazio Yuri Pirodo, che ha accompagnato alla tromba e alla chitarra Simone Pistis, e poi il photo reporter Riccardo Venturi per quelle magnifiche cose che avete visto, quelle magnifiche immagini che avete viste, e soprattutto grazie al Presidente Giorgio Napolitano per il suo impegno in difesa della dignità del lavoro e dei lavoratori. Grazie.